Sì, grazie Presidente. Io mi associo a Stefano Mugnai nel ringraziare Giovanni per questa attenzione che credo non potrà mai essere non ossessiva su una vicenda come quella del Forteto. Dobbiamo davvero essere ossessivi, non farci più sfuggire niente. È un impegno che ci siamo presi nella commissione del Forteto bis. È un impegno che dobbiamo prenderci tutti ogni volta che andiamo a leggere qualunque iniziativa e qualunque tipo di impegno rispetto alla vicenda del Forteto e alle vittime del Forteto. È inutile ripetere quello che è stato ripetuto da tutti, che è una cosa assolutamente vergognosa che per più di 30 anni siano state perpetrate questi reati all'interno di quella setta. E credo che non possa che essere favorevole il Movimento 5 Stelle diciamo, all'atto che ha presentato il consigliere Donzelli. Mi fa, come dire, rabbrividire l'idea che vi sentiate sul banco degli imputati, perché nessuno di noi vuole mettervi sul banco degli imputati. Dovete però, secondo me, anche fare qualche sforzo per fare di tutto per non sentirvi voi sul banco degli imputati. Mi piace il fatto che Marras si sia messo a disposizione per emendare, non per dire no alla proposta di Donzelli. Mi fa piacere questo perché è un modo anche per, come dire, cercare di non essere sempre sul banco degli imputati. Perché se no si corre il rischio davvero di pensare che ci sia sempre una collusione quando riguardano, faccende politiche di portata anche nazionale. Non mi è piaciuto, per esempio, l'ostilità nei confronti, dell'atto, su Monte Paschi Siena. Sembra Monte Paschi e Forteto sembra non si possano affrontare a volte. Invece mi fa piacere sentire questa disponibilità. Quindi se Giovanni accoglie di modificare con un valutare, un impegno a valutare da parte della Giunta questa cosa e si riesce a uscire all'unanimità, credo non possa essere che qualcosa che ci si avvantaggia tutti. E si comincia a fare un po' di pegno nei confronti di soggetti che comunque dalle amministrazioni, anche rispetto alle cose che stanno uscendo ora in commissione da parte di tribunali, magistratura e di servizi sociali e anche di politici, purtroppo questo tributo, questo pegno è giusto che il sistema lo faccia. Questo non vuol dire che chi è qui in questo momento sia complice sia colluso, ma bisogna far di tutto per essere ossessivi, non farci sfuggire nulla e se si riesce a farlo tutti insieme, non può che giovarne tutto il sistema.